NF5, ciao a tutti, ciao, buonasera. Ho dimenticato di mettere il microfono. Buonasera, buonasera a tutti anche oggi, giovedì. Siamo qua in live operativi con la speranza che possiamo continuare questi giovedì, perché onestamente sto cominciando a pensare di rallentare un attimino. Nel periodo estivo vedo che c'è un po' meno movimento. Per prima cosa iniziamo a salutare chi c'è in chat e poi magari ci facciamo quattro chiacchiere. Stasera vi devo dire la verità, sono modalità gioco. Perché avevo un orologio da riparare, da vedere anche in live, però siccome già l'abbiamo visto, poi ve lo farei comunque vedere. Abbiamo visto già questo tipo di movimento, quindi in primo momento avevo pensato di vedere quello, però poi ho detto, ma già l'abbiamo visto. Darò una mezz'occhiata veloce, però poi mi metterò veramente a giocare in tutti i sensi. Vi farò vedere anche perché su che cosa giocheremo stasera. Allora, per prima cosa, salutiamo Mystery Channel. Ciao, buonasera. E a Luca, che sono stati i primi due che hanno scritto quando ancora non c'era niente né trasmissione né niente. Oltretutto, Luca ha fatto anche l'abbonamento. Grazie, Luca. Luca è un amico. Si è abbonato al canale. Quindi stasera abbiamo un abbonato in live che si è appunto abbonato al canale. Spero come simpatizzante. Sì, sicuramente abbonamento simpatizzante, lo sto leggendo adesso. E mi dà il modo di ricordare che ci si può anche abbonare al mio canale. Troverete cliccando sulla nella pagina principale del canale YouTube, c'è la sezione abbonati e là se siete collegati col computer, lo devo dire perché onestamente col cellulare ancora non è attivo, non si riesce a fare. Se siete collegati col computer potete fare un abbonamento. Io ho attivato due gradi di abbonamento, il simpatizzante e il senior, non vorrei dire una fesseria. Comunque, sono due abbonamenti da 1 euro al mese oppure da 4,99 euro. Ma quello che volete fare, fate. Vi abbonate per come volete e per come preferite. Andiamo avanti. Allora, vediamo chi c'è poi, che visto che già qualcosa cominciava a scorrere. Alberto Ferrero, buonasera. Ci sono 31 gradi con spaventosa umidità. Allora, devo dire la verità, l'umidità sta cominciando anche qua, perché fino adesso c'è stato caldo, però è stato un caldo secco. Adesso sta cominciando anche qua l'umidità, infatti già le zanzare cominciano a farsi sentire. E quindi da quello capisci anche che c'è umidità nell'aria. Però tutto sommato non è quel caldo forte che c'è stato nei giorni passati. Tutto sommato si riesce a gestire. Adesso va un po' meglio. Ciao Giuseppe Marra, buonasera. Atom Production, buonasera. Ciao Alessandro. Salvatore Cusimano, buonasera. Fabio Leone, buonasera. Paolo, ciao. Paolo Gnoffo, buonasera. Maurizio Urso, ciao Maurizio. Perfetto, grazie, grazie Paolo. Confermi sempre, mi dai sempre il feedback per quanto riguarda l'audio e video. Perché io parto, visto che già mi ero dimenticato di mettere il microfono, io parto senza ricordarmi di fare gli ultimi controlli. Stasera ho disattivato l'audio, ho disattivato la musica. Perché ho detto, vabbè, ogni tanto facciamo una live diversa invece di sentirsi sempre la stessa musica di sottofondo, per avere un qualcosa di diverso. Donato Gualtieri, buonasera. Ciao Mystery Channel, buonasera. Mi devi ricordare il nome, perché io purtroppo mi ricordo il cognome, non mi ricordo il nome. No, scusa il ritardo, di che? Scusa. Luca. Oh Luca. Sai benissimo che la storia degli abbonamenti, sai perché è stata aperta e il significato degli abbonamenti. Ci mancherebbe. Ho un fake di una marca nota, se vuoi, in questi giorni passo. Sì. Allora, guarda, per quanto riguarda il passare, io dico sempre o telefonate oppure di pomeriggio, perché di mattina potrei non esserci. Pomeriggio verso le 5, 5 e mezza mi trovo sicuramente. Poi ci sono orari che potrei allontanarmi per fare diversi lavori in giro, sia per forniture di mattina che anche di pomeriggio per fare un giro in qualche cliente che può capitare. Li sposto sempre in tarda serata questi tipi di interventi. Noi in chat vediamo comunque, passo una domanda, ma non c'è problema. Mystery Channel, d'altronde, se daresti anche il nome, non saresti Mystery Channel. Perfetto. Allora, volevo iscrivermi, ma quale, Luca? Ma figurati, dai, non c'è problema. E allora, sì, infatti, vabbè, non c'è problema. Mystery Channel, allora, un attimino di. Perdiamo 5 minuti, come sapete, sempre all'inizio perdo quei 5 minuti per dare il tempo. Intanto, chi già mi conosce sa che inizio normalmente alle 8, ultimamente, specialmente d'estate, così d'inverno magari un po' prima, ma adesso alle 8.
E poi appunto per fare arrivare qualcun altro in chat facciamo due chiacchiere iniziali e poi passiamo nel banchetto. Questa sera appunto ti stavo dicendo, mi metterò un pochino a giocherellare con un orologino che qua sul banchetto l'ho visto l'altra volta in un video di un collega, visto in un canale YouTube che hanno fatto vedere questo orologio smontato pezzi pezzi. E allora ho detto, ma perché non farlo? Tanto ne ho tanti di questi movimenti. Facciamo vedere come è composto questo movimento. Dopo ne parliamo e vi faccio vedere sul banchetto di che stiamo parlando. E niente, nel frattempo faccio un attimino di pubblicità per me. Ciao, ciao Pietro, buonasera. Allora, Luca, per quanto riguarda il Wai, già l'avevo detto anche a Cesare, ho prenotato già i voli per il Wai. Poi però adesso ho visto che Gorgonzola è una settimana prima. Quindi dovrei adesso riprendere altri voli per una settimana prima. Onestamente, ti devo dire la verità, salire due volte nel giro di una settimana, non lo so se riuscirei. Sta passando un'ambulanza, penso che si sente. Quindi non so se riesco a fare entrambe le scappate, sia per Gorgonzola, perché l'anno scorso c'è stata una distanza di 15 giorni, adesso proprio è una settimana precisa. Quindi non so se riesco a salire per tutte e due occasioni. Vedo, per il Wai ho prenotato il volo, poi devo prenotare anche l'albergo, cosa, ma quello ancora devo decidere perché potrebbe all'improvviso saltare tutto. Ok, dai. Sì, infatti, poi alla fine ci vediamo anche soltanto in uno, ma già ci vediamo sicuramente. Va bene, dai. Allora, stavo dicendo, sponsorizziamo il canale, sponsorizziamo la mia attività. Per chi non mi conosce, per chi sta entrando adesso in live o per chi la vedrà successivamente in un secondo momento. Io sono Alessandro Restivo, sono un orologiaio, questo è un canale di orologeria per quanto riguarda più dedicata al lato tecnica dell'orologeria, quindi riparazioni, smontaggi, rimontaggio, che facciamo quattro chiacchiere sugli orologi come questa sera quando faccio le live. Di tanto in tanto potete trovare sul canale qualche recensione. Potete trovare anche qualche orologino che faccio, che sponsorizzo. Per esempio avevo messo un orologino, allora già ho fatto anche il post. Il Seiko che avevo recensito, che mi ero preso per me, però poi alla fine, voi sapete, io non sono attaccato agli orologi, neanche l'ho indossato quel Seiko, l'ho messo in vetrina, ho detto, ma sai che ti dico, se c'è l'occasione me lo vendo qua o in negozio oppure online, se c'è qualcuno che lo vuole acquistare. Ho messo il link, ho fatto un post con il link per il mio negozio. Lo troverete nel negozio online l'orologio. L'orologio costa di listino 270 euro. Io l'ho messo a 190 compreso di spedizione. E credo che per un orologio nuovo avere una scontistica così alta sia molto interessante. Se qualcuno lo vuole approfittare, lo può acquistare. Se non gliene frega niente, non ha importanza. Se passo un po' di tempo, magari me lo rimetto io. Me lo metterò io, non me lo rimetto, me lo metterò io. Quindi stavo dicendo, per quanto riguarda oltre le recensioni, oltre vedere i video. Se c'è qualcuno che io fatto, da orologiaio faccio le riparazioni, quindi le riparazioni, se qualcuno vuole spedire l'orologio, come dico sempre, il costo oramai di una spedizione sicuramente costa anche meno di andare a cercare con la macchina un parcheggio e andare a cercare in città un orologiaio per fare un preventivo. Potete spedire, i preventivi non si pagano e da quello poi può nascere anche un rapporto cliente, orologiaio. Anche a distanza non è un problema. Già qualcuno mi ha mandato più spesso, più di una volta mi ha mandato orologi da riparare. Come questo qua, che appunto adesso vi faccio vedere un attimino, cambio la telecamera. Intanto vediamo, questo è l'orologio con cui giocheremo stasera. È un movimento della rete. Invece questo qua era l'altro orologio di cui vi avevo parlato prima. Era il Seiko, praticamente è un altro Seiko uguale. Molto simile, chiaramente qua abbiamo una cassa placcata, non è una cassa d'acciaio, è una cassa placcata. E un iscritto nel canale, che questo iscritto oltretutto comunque è un iscritto che abita qua vicino, un paese vicino al mio, e già aveva acquistato un orologio simile. Questo qua è un orologio della Seiko, è il primo modello per quanto riguarda l'automatico della Seiko, quindi è un orologio particolare. Oltretutto è un orologio con riserva di carica. Lo faccio vedere con la macro perché io, come al solito, monto anche quelle. Ciao Mirko, buonasera. Allora, vediamo qua con la macro. L'orologio, vedete, Seiko Automatic. C'ha
l'indicatore di riserva di carica, ma ripeto, questo tipo di orologio, qua sopra c'è l'indicatore di riserva di carica, fino a 36 ore, e adesso do un po' di carica con la corona, vi faccio vedere che sto caricando, si vede nell'altro monitorino in alto, caricando piano piano, chiaramente non è questo che bisognerebbe fare, l'orologio si dovrebbe ricaricare piano piano, già è partito oltretutto. E qua già vedete la riserva di carica che sta cominciando a crescere, a salire. Già mi dà 12 ore di riserva di carica. Questo comunque sia un orologio che troverete già sul canale in un'altra live che ho riparato, non questo qua, ma un modello identico a questo con gas in acciaio. E questo iscritto che poi è diventato anche cliente mi aveva portato il primo, l'ho sistemato, ho fatto una bella revisione, c'era qualche problemino per quanto riguarda qualche parte che era da sostituire, la molla era da sostituire, mi ricordo c'era un problema, cioè no, non c'era un problema, c'era il quadrante che era troppo in perfette condizioni in quell'orologio. Infatti quando poi l'ho smontato si è visto in live che l'orologio era stato ristampato, ed era stato anche ristampato non qua in Italia, era stato ristampato proprio in Giappone, almeno così sembrerebbe. E un pedito di questo orologio, gli sta piacendo questo modello, ha comprato anche questo e quindi me l'ha portato per ripararlo. Vedete, DualShock 21 Jewels. Comunque questo qua è un movimento, in realtà non è un movimento Seiko, è un movimento modificato dalla Seiko per qualche parte, nel senso c'è il bilanciere, credo che anche in questo sarà la stessa cosa, che modifica infatti questa DualShock qualche modifica nella parte dell'incablock del bilanciere, quindi nella parte antiurto del bilanciere, e poi in realtà è un movimento, una S, non mi vorrei sbagliare, un 1382, non mi vorrei sbagliare però. Adesso non me ne sto ricordando bene. Comunque è un movimento della serie E, della S, che la Seiko ha acquistato, ha fatto qualche modifica e ha utilizzato come primo orologio Seiko per quanto riguarda la linea automatica. Questa è la storia di questa linea di orologi. Però ripeto, stasera non farò niente su questo orologio. Poi proprio me lo farò con calma, però lo smonterò, controllerò un pochettino come va l'orologio, ma già visto che penso che con una revisione semplice riusciamo a risolvere il problema. Cambierò il vetro, ma non farò grandi lavorazioni. Mentre stasera io volevo gigellare con questo orologio qua. E adesso vedremo che orologio è. La chat è ferma, quindi invece di continuare a leggere, me la canto e me la suono e inizio a lavorare su questo. Allora, parliamo un attimo di questo orologino qua. Che cos'è questo? Questo è uno dei moduli che la ETA monta in tantissimi orologi della sua casa, cioè della sua distribuzione. Tutto quello che la ETA, lo Swatch Group, cioè scusate, giusto, lo Swatch Group, molti orologi che orbitano dello Swatch Group montano questi tipi di movimenti. E come potete vedere, adesso lo vedremo anche con la macro, è un movimento, in questo caso abbiamo una referenza G1071A, che poi quell'asta per 711, 712, volte fanno queste piccole modifiche nella sigla, soltanto lo conosco, blindato, di Salvatore, infatti, per questo dicevo, stasera giocheremo un pochettino con questo orologino qua. Allora, un attimino metto a fuoco, stasera parliamo di quarzi, non parliamo sempre di meccanici. Allora, questo qua è l'orologio di cui parliamo. E già vi faccio vedere qua la prima particolarità a caratteri cubitali. Abbiamo una scritta G1071A Swiss Part Thailand Movement. E già questo è tutto da dire. Questi orologi che sono assemblati in Thailandia, però pur sempre del gruppo Swatch, quindi ETA del gruppo Swatch, questi orologi vengono montati un po' dappertutto, dicevo, 4 jewels, come vedete però a parte le varie serigrafie, le varie stampe della scritta ETA, il marchio, la riproduzione, tutto quello che volete e il supporto della batteria dove vado ad incastrarsi la batteria, non abbiamo grandi, non c'è niente, non c'è una vite, c'è un punto dove c'è il foro che va ad inserirsi uno spillo o un cacciavite molto sottile per premere il pulsantino e far uscire l'asse di carica. Mentre ci sono, siccome so che molte persone a volte mi chiedono come si fa ad uscire l'asse di carica, non tutti gli assi di carica escono, tigi o assi di carica
escono nella stessa maniera. Io ho fatto un video per quanto riguarda le tige. Cercate di farvi vedere a grandi linee 5-6 orologi con diversi movimenti, con diversi sistemi di tige come doveva essere estratta. In questo modello qua, in questo movimento particolare, la tige non deve essere estratta da zero, cioè col pulsante, con la tige tutta premuta. Ma per estrarre dobbiamo andare in posizione numero 1, quindi da 0, posizione numero 1, che è la posizione che mi va a spostare il datario, andare a premere leggermente con, ripeto, con uno spillo, qualcosa di leggero, sottilissimo in questo caso, perché veramente vi posso garantire che anche questo cacciavite, che è il più piccolo che c'è, 0,50, entra un po' con forza. E come vedete la tige è uscita. Lo andiamo a rimettere, togliamo sto tizio, cacciavite, tanto stasera sto orologio farà una brutta fine. E rimettiamo la tige. Questa qua è la tige normale che poi rifunziona. Se io faccio la stessa operazione in posizione 0, la tige non esce, o perlomeno andremo a forzare un qualcosa, perché il pulsantino si va a spostare in posizione 1, il pulsantino del tiretto si va a spostare e mi dà la centratura esatta per far uscire la tige. Sto dicendo questo particolare qua perché può capitare che vi trovate con questo tipo di movimenti e magari non sapere come deve essere uscita la tige in particolare. Do un'occhiata un attimino qua velocemente alla chat, se c'è qualcuno che mi chiede qualcosa. Allora, ciao Ray Simon, buonasera. Allora, buonasera Alessandro, riguardo la magnetizzazione degli orologi, cosa ci puoi dire? Ehi, Ray Simon, mi hai letto nel pensiero. C'è lo smagnetizzatore che uso io, che è uno smagnetizzatore di quelli là cinesi, ma fa il suo lavoro. Almeno, vedremo se stasera si comporta bene con questo orologio. Mi vedi? Chi mi segue a volte ha una premonizione di quello che sto per dire. Costa molto quello originale e lo fanno blindare. Quello originale è questo qua. Scusa Salvatore, non capisco cosa vuol dire. Costa molto quello originale riferito al movimento. Comunque, torniamo un attimino al movimento e poi ne riparliamo. Ray Simon, quindi ci sono movimenti ETA con produzione svizzera, uno Hong Kong. Sì, ma infatti Hong Kong, Svizzera, questi orologi vengono montati in tante parti del mondo. Hanno sicuramente dalla parte dell'azienda svizzera tutto ciò che riguarda i controlli che devono essere fatti, il livello di produzione come deve essere sviluppato, però alla fine qua c'è scritto Taiwan e io mi devo appoggiare su quello che c'è scritto. Questo movimento è un ETA prodotto a Taiwan, perché qua la dicitura mi dice Swiss Part Thailand, no Taiwan, scusa, Thailand Movement. Quindi alla fine qua non gliel'ho messa io questa scritta. Allora, Claudio, buonasera, saluti da Simone. Ciao Claudio, buonasera anche a te. Rubex, buonasera. E Reis, voleva proprio, perché ho comprato anche io uno di quegli smagnetizzatori cinesi. Continuiamo a guardare un attimo questo movimento e poi useremo anche lo smagnetizzatore su questo orologio. E poi lo apriamo, lo smantelliamo, lo rompiamo. Facciamo, stasera, ripeto, ci mettiamo a giocare. Allora, lato quadrante abbiamo, come potete vedere, parte il disco dato. Mettiamo un attimino il fuoco meglio. Io purtroppo ho questo come macro e più di questo non posso fare. Allora, abbiamo lato quadrante. Come vedete, anche in questo caso, il ponte, questo ponte qua è un ponte in plastica che poi toglieremo. Al di sotto c'è un altro ponte in metallo che va a serrare il disco del datario. Poi abbiamo secondiera centrale, secondiera a destra del decimo di secondo, a sinistra dovrebbero essere i minuti del cronografo, e in basso abbiamo la secondiera piccolina che ci sta ad indicare l'orologio, il movimento dell'orologio. Se guardate la secondiera in questo momento, io sono fermo, la secondiera fa il movimento come se volesse andare avanti. Questo qua è un orologio che io ho smontato da un orologio nuovo. Da un orologio nuovo, scusate, ho smontato l'orologio di un cliente perché l'orologio non gli funzionava più, perché era fermo così. E purtroppo, poiché non si può aprire, revisionare e rimontare, dobbiamo andare a cambiare il movimento completo. Quindi ho comprato un altro movimento, l'ho sostituito. Questo qua mi è rimasto a me come movimento per giocare. E questo qua stasera è quello che stiamo facendo. Quindi vedete, proprio fa questo piccolo movimento, e intanto, secondo me, sembrerebbe che voglia andare avanti. E adesso vedremo cosa succede con lo smagnetizzatore, in questo caso per questi orologi. Perché dico questo? Tutto quello che riguarda lo swatch group, dove ci sono movimenti che non si possono riparare, si può fare un tentativo. Io parlo principalmente per gli swatch,
Ma oltre agli Swatch, questo può essere uno di quei casi, ma stiamo parlando di tentativi dove non vi è la certezza del funzionamento dell'orologio, che cioè può essere un tentativo fallito, o come può essere un tentativo che magari lo smagnetizzatore, siccome fa un lavoro, scusate che cambio la telecamera, così un attimino ci chiariamo, quello, cerco di farvi capire quello che vorrei dire. Nel frattempo controllo se c'è qualcun altro. Ok, non c'è nessun altro che mi sta chiedendo niente. Bene, torniamo un attimino qua e vediamo di capire un po' come funziona il tutto. In pratica, qual è il discorso in questi orologi qua? L'orologio al quarzo ha un motorino passo passo magnetico che attraverso la bobina, attraverso appunto il circuito che viene nel circuito viene trasmesso un impulso alla bobina, la bobina cambia di polarità, positivo e negativo, mi fa cambiare questo cambio di polarità e il magnete, l'unico magnete, in questo caso ce ne sono tanti perché abbiamo tante parti di movimenti. Ma in generale, quando c'è un solo magnete per quanto riguarda il movimento, nel caso di orologi con tre sfere normali, il motorino passo passo non è altro che un micromagnete. In questo micromagnete, che già è magnetizzato di suo col positivo e negativo naturalmente, nel momento in cui lo smagnetizzatore, scusate, nel momento in cui il circuito cambia l'impulso e nella bobina fa cambiare la polarità, il magnete che è appunto polarizzato, positivo e negativo, gli arriva la polarità positiva, inizia a girare, gli arriva la polarità negativa, continua a girare. Cioè, questo è il motivo del passo passo dell'orologio al quarzo. Allora, cosa succede se noi altri utilizziamo uno smagnetizzatore? Lo smagnetizzatore che cosa fa in realtà? Fa questo tipo di inversione di polarità in maniera molto repentina, cioè continuativa e repentina, continuativa finché io tengo azionato lo smagnetizzatore, che come dicevo ce l'ho qua, io adesso magari lo metterò qua sopra sperando che la telecamera non si spenga, perché purtroppo c'ho i fili che sono vicini alla telecamera. Un attimo che allontano un pochettino vediamo se posso allontanare questo, così lo vediamo un po' più da lontano. Ok, allora che cosa succede? Cosa fa lo smagnetizzatore? Lo smagnetizzatore non fa altro, allontano anche altri orologi, così qua sopra non mi crea problemi, perché comunque sia è una fonte magnetica, ma in base a come viene utilizzato, demagnetizza, cioè smagnetizza anche le componentistiche come cacciaviti, come attrezzature in generale. Questo demagnetizzatore, i smagnetizzatori in generale cosa fanno? Quando vengono azionati, creano questo campo magnetico veloce, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, in maniera molto repentina, molto veloce. Se dobbiamo smagnetizzare un pezzo, azioniamo il pulsante e teniamo il pezzo vicino, tenendo sempre il pulsante azionato, noi altri allontaniamo, stacchiamo il pulsante e questa forma di movimento che facciamo va a smagnetizzare la parte che noi abbiamo magnetizzato. Mentre quando abbiamo un orologio come questo, facendo l'operazione, cioè tenendo il pulsante premuto con l'orologio, parliamo solo ed esclusivamente di orologi al quarzo questa sera. Non parliamo di smagnetizzare orologi meccanici. Che sia ben chiaro, non vorrei che poi, in questo caso dovrei dire non lo fate a casa, perché non ci vuole niente a fare ad arrecare dei problemi agli orologi meccanici. Per l'orologio meccanico si può fare, ma c'è una procedura e bisogna fare attenzione. Quindi ritorniamo al discorso del quarzo. Nel caso in cui gli orologi al quarzo, vi ritrovate con un orologio al quarzo che non si può riparare, come lo Swatch, o come un orologio con questo movimento dovete sapere che è simile, se non identico, magari non sarà questa sigla qua, ma è lo stesso movimento che viene montato nei Moonswatch, gli ultimi orologi che sono usciti adesso della Swatch, la collezione Moonswatch, che è oltretutto sigillata. Monta questo tipo di movimenti al suo interno, quindi orologi che comunque sia già non si possono aprire di suo perché la Swatch non contempla l'apertura degli orologi. Oltretutto, per assurdo, riuscireste ad aprire quell'orologio, vi ritrovereste al suo interno un orologio come questo. Quindi anche il movimento non si può smontare e riaprire. Però si può fare un tentativo per dargli una smossa nel fare muovere tutte le lancette, cioè tutte quante le ruote al suo interno, azionando lo smagnetizzatore, che fa questa operazione di polarizzare positivo e negativo in una maniera molto veloce, dà una smossa al motorino dell'orologio. Il motorino dell'orologio a quel punto cosa succede? Se è fermo per un problema di un po' di sporcizia che si è creata
Nelle ruote, perché comunque sia all'interno poi ci sono sempre delle ruote e lo vedremo perché dopo, ripeto, mi passa un po' di tempo, lo spacchettiamo tutto prima che vado via e vediamo come è fatta al suo interno. Le ruote, comunque sia, si può creare un po' di sporcizia che non lo fa andare avanti, perché questo qua, se adesso aziono la parte cronografica, io adesso non ve l'ho fatto vedere, però se io aziono la parte cronografica, l'orologio funziona. Per capirci, perché dice, ma può essere che l'orologio non va? No, in realtà l'orologio, se io faccio partire il cronografo, visto? È partito, sta funzionando, quindi l'orologio in teoria, una parte dell'orologio sta funzionando. La seconda in base è sempre ferma, cronografo azionato, partenza, arresto, rimessa a zero, e l'orologio sta funzionando. Dovrebbe in teoria camminare anche questa, però l'orologio avrà dei problemi di altro genere, quindi quella non sta andando. L'orologio, cioè, è un orologino che comunque sia dovrebbe funzionare in parte, ma in realtà non è così. Quindi stavo dicendo, facendo questo tipo di operazione, noi andiamo a smuovere queste ruote. Se c'è della sporcizia, a volte questo movimento repentino la sposta o la fa mettere in una posizione tale che l'orologio lo fa ripartire. Potrebbe poi subito dopo rimettersi in quella posizione, lo sporco e farlo rifermare. Oppure potrebbe anche esserci il caso dell'olio secco. Olio che oramai non fa più la sua lubrificazione, cioè il suo lavoro vero e proprio. Delle ruote che hanno i perni poi in plastica, una specie di plastica, perché poi non è vera e propria plastica, può essere teflon, possono essere comunque dei materiali plastici, che facendogli fare questo movimento repentino, potrebbero per qualche motivo, è capitato, lo so che è successo, sbloccare l'orologio, sbloccare i movimenti e l'orologio inizia a camminare e finire avanti normalmente senza problemi, perché magari queste cose possono capitare quando si scarica la batteria. L'orologio si tiene fermo per un certo periodo di tempo, quando lo andiamo a riprendere, mettiamo la batteria sull'orologio, non riparte. Non riparte perché si è bloccato o perché era sporco o perché ci sono questi perni che si sono un attimino incrostati, perché non, cioè, non lo so come specificare, come spiegare, non essendo metallo, a volte è più plastica che metallo. Non si parla delle vere e proprie incrostazioni che possono essere arrecate dalla ruggine, ma possono essere appunto oli secchi che vanno a creare questi bloccaggi. Adesso io lo metto in questo smagnetizzatore, premo il pulsante e vi faccio vedere cosa succede, sperando che qua non mi salta tutte cose, perché non so come si comporta la telecamera con magnetizzatore acceso, non dovrebbe succedere niente. Vi faccio vedere se riusciamo a farlo partire. Ripeto, io un orologio così non posso andarla a consegnare al cliente con questo, ecco, Salvatore Musumano, con questo elettroshock mi ha scritto. Allora, vediamo un attimino. Mario Bertini, buonasera anche a te. Cambiamo un attimino, diamogli questo, diceva, come diceva Salvatore, diamogli questo elettroshock in questo orologio. Vi faccio vedere intanto la ruota che a noi serve, che è la parte, questa qua, quella in basso. Questa qua è la ruota che attualmente è ferma. Io adesso, come vedete con l'altro schermo, andrò a premere il pulsante e sperando che non ci siano problemi qua in zona, perché mi devo anche fare attenzione, magari andiamo a magnetizzare qualcosa. Vediamo che succede. Siamo pronti? Stiamo giocando stasera. Poi si è mosso un pochettino perché è iniziato a vibrare. Guardate che succede. Gli sto dando un po' di colpi di elettroshock, come ha scritto Salvatore. Sto premendo io, vedete, va avanti e indietro, anche se io faccio piccoli movimenti. Ecco. Perché dobbiamo anche andare a beccare il punto esatto. Basta così. E qua abbiamo adesso l'orologio che mi sta funzionando. Eccolo qua. Quella era la ruota in bassa, ora è ore 6, era ferma, visto? E adesso sta camminando. Vediamo anche se parte anche questa qua, perché questa qua poco fa era ferma, era quella del cronografo. Vediamo se questa smossa ha fatto partire anche quella. Partenza. Arresto, visto che adesso si sta muovendo anche quella, prima non si muoveva. Partenza. Arresto. Rimessa a zero. Adesso stanno funzionando tutte quante le lancette. Questa qua si è spostata perché era appoggiata con la vibrazione uscita fuori dalla. Vabbè, ma questo poco importa.
Allora, abbiamo visto che praticamente l'orologio è ripartito, sta camminando. È chiaro che io da orologiaio un orologio così non lo potrei mai fare pagare al cliente, perché non so quanto tempo mi dura, potrebbe fermarsi dopo mezza giornata, una giornata, o come potrebbe non fermarsi più. Ma un orologio così non posso io darlo per un orologio funzionante e un orologio che mi ha risolto i problemi, quindi fare pagare il lavoro. In questo caso è soltanto quando abbiamo un orologio che non possiamo aprire, stavo dicendo principalmente negli Swatch, non lo possiamo aprire e di conseguenza, non potendo aprire l'orologio, dobbiamo comunque adattarci, fare qualche cosa per riuscire a farlo ripartire, a dargli quel minimo di botta per farlo ripartire, un elettroshock per farlo ripartire. Bene, fatto questa operazione, io potrei anche staccare, ma volevo smontarlo tutto per vedere come è combinato l'orologio, perché tanto, vedete, questi sono orologi che io non userei per il cliente, me li trovo qua più che altro perché potrebbe capitare a volte, questo sì, il disco datario, l'unica parte che posso riutilizzare in un orologio come questo è il disco datario, perché ci sono alcuni movimenti che hanno il disco datario con una finestra diversa nella posizione in cui andate a vedere il quadrante. In base a come c'è la finestra, stessi movimenti che possono avere la stessa referenza, a volte si trovano con dischi datari diversi. Allora, qua l'unica cosa che io normalmente questi movimenti li conservo soltanto per recuperare il disco dato, niente di più e niente di meno. Allora, lo smontiamo rapidamente, così già vi faccio vedere dove siete, perché vi ho perso un attimino. Allora, Gianluca Carlotti, ciao, buonasera. Allora, utilissimo lo smagnetizzatore in caso di in caso di circuito può essere comodo in molti casi. Francesco De Carlo, ciao Alessandro, sto tribolando per trovare un pignone scorrevole di un valigio 90. E sì, hai chiesto a Dario Giorgianni se ce l'ha, perché normalmente lui ha molta fornitura. Comunque, quelli che sono i movimenti vintage, ragazzi, è un problema enorme. Non possiamo fare granché. Allora, caghiamo la batteria. Mettiamolo qua, porta movimento, e smontiamo questo orologio. Stasera faccio tutto tranne che l'orologiaio. Questa è una batteria nuova che io avevo messo soltanto per prova dell'orologio. Quindi, come stavo dicendo, non abbiamo una vite, non abbiamo un punto di riferimento per poter aprire l'orologio, e una platina unica che va a coprire. E io adesso dovrò forzare questa platina per fare uscire almeno la parte metallica, perché ci sono anche dei punti proprio che mi va a serrare il tutto. Aspettate che vediamo dove posso prendere. Sì, che poi, ripeto, a me poco importa di questo movimento, perché soltanto, ecco qua, ho fatto uno scatto, è incastrato. Vedete che ci sono questi piedini qua gialli dal di sotto, mi si vanno a inserire qua dentro ad incastro e vanno a chiudere. Anche al di sotto di questo ponte c'è anche, non so se è un po' che, sì, c'è del biadesivo. Questo qua è un po' di biadesivo che infatti anche quello teneva in sede questa platina. Anche al di sotto della platina, come potete vedere, adesso vi faccio vedere qua con la macro, non c'è una vite assolutamente. F7 con la macro, ok, no, siamo qua, scusate, ma allora, con la macro mettiamo a fuoco, come al solito, non avere problemi. Queste dovrebbero essere le viti, guardate. Partiamo da qua. Dove sei qua? Uno, due, queste dovrebbero essere viti. Queste dovrebbero essere viti, visto? Queste viti, dovrebbero essere tutte viti. In realtà non sono viti, ma sono delle plastiche ribattute che mi vanno a tenere in sede questa platina qua, che è la platina che mi tiene tutto ciò che c'è al di sotto fermo in sede. Ciao, un orologio preso dagli indiani sui bari con movimento FKFST96 oggi. Lo chiede pitone perché andava indietro di diversi minuti al giorno ed ora si è fermato. Cosa posso fare? Non lo so, etrusco. Non lo so, l'orologio è pulito, è revisionato. La prima cosa da fare è smontarlo tutto e revisionarlo. Non devi soltanto registrarlo. Prima si deve vedere se l'orologio funziona.
Bertini accetta che l'uso di questi casi del medico è proprio caratteristica dell'artigiano con grande esperienza e professionalità. Ma no, non si credono così. Allora, togliamo un attimino adesso, con forza io devo, perché nel momento in cui andrò a tirare, a fare leva su questo ponte per andare a togliere questi ribattini si romperanno tutti, proprio perché non si può smontare. È così che funziona questo movimento. Lo odio con tutte le mie forze, perché questo è tutto tranne che un movimento pensato per l'orologiaio. E questo purtroppo lo Swatch Group da questo punto di vista ha pensato bene di farci del male. Adesso vediamo se devo fare della leva proprio. So che si romperà tutto, ma tanto come dicevo, stasera giochiamo con questo orologio. È un orologino tanto per giocare. Un attimino, così tanto io qua non devo fare. Ecco, già stanno partendo. Guardate, i primi pezzi già sono partiti. Si rompono praticamente proprio questi ribattini, queste plastiche. Appena gli faccio un po' di leva, si spezzano. All'inizio i primi Swatch, quando venivano riparati, si provava a riparare anche i primi Swatch. Poi si sono accorti che qualcuno riusciva anche a ripararli, specialmente quelli là meccanici. Si sono accorti che la gente li riusciva a riparare perché si metteva là, li smontava, provava. Dice: no, guardate, non dovete fare niente in questi orologi, non dovete proprio toccarli. E sono riusciti poi a fare dei movimenti proprio con questi ribattini. Si stanno spezzando tutti, eh? Io lo dico prima, dopo ve li faccio vedere. Stanno partendo, infatti mi sto mettendo in una posizione. Meno male che non c'è orologi smontati. Stanno partendo a destra e a manca. Ma come dicevo, non mi interessa perché tanto è un orologio che devo buttare. Ho detto stasera vi faccio vedere un attimino una cosa diversa. Vediamo se riusciamo a separare almeno il circuito dalle bobine. No, niente, sta uscendo tutto completo. Ce n'è un altro qua, vediamo se questo riusciamo a separarla. Sì, perché dovrei in teoria lasciare il circuito messo. Mamma mia. Il lavoro che sto facendo, guardabile proprio. Vabbè. Niente, sta uscendo tutto completo. Vabbè, dai, non fa niente. Ho pensato di fare questa operazione stasera, tanto non lo devo recuperare questo orologio, quindi c'ho poco da andarlo a recuperare. E allora, questi sono pulsanti, ribattini che sono saltati. I battini, c'è di tutto qua sotto. Avevo concepito di fare questo lavoro, di smontarlo pezzi pezzi. Queste sono parti in plastica che mi tengono in sede e questi qua sono i vari ponti che ci sono al di sotto, visto che si vedono 1, 2, 3, 4. Questi sono i vari ponti con i ruotismi anche al di sotto. Questi ponti, altri ribattini. Guardate che c'è qua, è una cosa assurda proprio. Anzi, qua non ce n'è più perché erano i ribattini esterni. E questo qua è l'ultimo, uno dei ponti che mi va. Qua c'è un motorino passo passo, eccolo qua, sempre con perni in plastica, proprio questi qua sono con perni concepiti come le Swatch. In realtà vi faccio vedere come li concepiscono questi. Non sono perni. Se guardate gli orologi Swatch di una volta, proprio erano fatti così, con questo tipo di movimento. Allora, scusate, vediamo se riesco a cambiare. E Francesco De Carlo, Dario Giorgiani, se lo cerchi su internet troverai Dario Giorgiani, scusa, Dario Giorgiani Catania, è un fornitorista ben attrezzato, ben fornito per quanto riguarda gli orologi vintage. Allora, guardate come sono fatti questi. Io adesso sono con. Ecco, così si vede, così si intravede. Vediamo se riesco a mettervi a fuoco questa parte. In pratica non hanno dei pivot veri e propri, cioè un perno, visto qua, non c'è un perno singolo, ci sono queste due forchette che si vedono che escono, che in base a come gli arriva l'impulso, girano su se stesse e vanno a spostare le ruote, che sono ruote con ingranaggi molto grossi, eccolo qua. Vedete questo ingranaggio qua? Il motorino era in quest'area qua. Perché era messo sì in quest'area qua al di sotto e questi denti qua si vanno ad ingranare con quel motorino con quelle forchettine. Mi ingranano qua e mi spostano queste ruote. Questo, come vedete, ribattini anche qua sotto, cioè tutto con questi ribattini in plastica che vi dico è una cosa proprio che bellissima. E niente, mentre questo qua è il circuito
dove ci sono tutte le bobine, circuito separato da tutto il resto, e in teoria se qua venivano messe viti e ci voleva smontarlo, si smontava, si separava il circuito, si controllava se si poteva sostituire il circuito sostitutivo. Tutto pensato in funzione di mortificare, scusate, ma io purtroppo mi devo sfogare. Tutto pensato in funzione per mortificare l'orologiaio. Mortificare l'orologiaio e mortificare il lavoro dell'orologiaio. Perché qua uno che lavoro ci può fare? Che tipo di lavoro posso andare a toccare questo orologio? Cioè, a parte giocare l'aria con lo smagnetizzatore e dargli andare una botta per farlo partire, che cosa gli posso fare in questo orologio? È pur sempre un movimento ETA. Quindi in teoria, ma abbiamo visto che là c'è tanta scritta Taiwan, che è un movimento svizzero, dovrebbe essere uno dei movimenti pregiati per poterli riparare, tutto quello che è svizzero dovrebbe essere pregiato. Un orologiaio può fare qualcosa qua? Che è tutto concepito in funzione di veramente mortificare l'orologiaio. Non lo devi toccare, non lo devi poter riparare. Devi smontare, quando ti va bene ti mando la fornitura e gli metti tutto in movimento nuovo. Non ti va bene, mi mandi l'orologio e ci penso io a ripararlo. Che fanno loro? Un orologio di questo lo riparano, prendono il movimento e gli mettono in movimento nuovo. Basta. Stasera, serata, la mente era finita. Adesso controllo un attimino la chat e dopodiché per oggi abbiamo dato. Faccio questo orologio tutto smontato così, anzi poi lo raccolgo, lo metto in uno scatolino e lo metto da parte. Allora, Francesco, ti ho spiegato per quanto riguarda il Dario Giorgiani come dovevi fare, per quanto riguarda trovarlo. Scusa per la mia domanda, Pietà. Il movimento è un po'. Allora, scusami, non ho capito bene. Il movimento è pulitissimo, ma dopo averlo agito è del tutto morto. E vabbè, magari a te sembra pulitissimo l'orologio, ma in realtà non è detto che lo sia. È tutto relativo, a volte vengono lavati tutti per intero gli orologi, quindi sembra un momento pulito, poi magari manca un po' di olio, manca qualcosa e ti fa fermare l'orologio. Alessandro, recensioni revisionato con CD Zenecomo? Allora, così non ti so dire niente perché non ho presente il tipo di orologio, poi magari vedendolo so di che stiamo parlando. Rispondendo a Claudio, purtroppo non sono di Catania. Non vende online. Io vendo online. Io ho il mio sito online, ma vendo due fesserie, non cose eccezionali. Io ho il negozietto. Nel mio negozietto c'ho anche articoli da regalo, piccoli oggettini così per donna o per uomo. Allora, Ray Simon, tutto presso. Sì, infatti. Costa meno fare questo tipo di operazione. Va bene, dai. Per questa sera abbiamo dato. Vi ho fatto vedere un orologio che ho distrutto, ho finito di distruggere, ma soltanto per farvi vedere come era fatto e come era costruito. La parte superiore, avevo detto che anche la parte superiore ha il discorso della. Praticamente questa è una plastica che si toglie sempre a pressione. Scusate, ma c'è un punto, ecco qua. La plastica che si toglie a pressione, ma anche questa al di sotto abbiamo dei ribattini, dei punti di ribattini 1, 2, 3, che in questo caso sono tre solamente. Piano piano non faccio come ho fatto con la parte di sotto perché la parte di sotto non mi interessava, ma qua se dovesse recuperare il disco data, piano piano si fa leva, salta questo ribattino, che praticamente è un ribattino, non è altro che plastica ribattuta su un perno. Parte questo ribattino, tutti e tre i ribattini, si toglie questo ponte che tiene fermo il disco data, si recupera il disco data e quando si va a sostituire quella plastica che si è tolta, ci sono diversi metodi per poterlo ribloccare. C'è chi usa un saldatore con punta sottilissima, quei perni che rimangono comunque sia fuoriuscendo da questi fori, quel minimo di perno che rimane, se si riscalda nel punto centrale, si riforma, cioè si fonde quella plastica e va a riformare una specie di blocco per quanto riguarda il ponte. Si può mettere un po' di colla, si riesce a bloccare, non è complicato da bloccare questo tipo di ponte. Questo soltanto in cui ci serve il disco del datario. Quindi io questi orologi se li conservo quasi esclusivamente perché ci sono movimenti identici con disco datario in posizioni diverse. Se
sempre legato al discorso di la stessa azienda per creare quella difficoltà all'orologio e dire tu devi per forza comprarti il mio movimento, per forza il movimento che ho creato per quell'orologio, gli cambiano il disco datario con una finestrella con una posizione diversa e lo stesso movimento a volte non si può sostituire perché il disco data non corrisponde. Allora uno va a recuperare, se c'è dentro, come in questo caso, dei dischi datari che possono andare bene per quel tipo di orologio, e riesce in qualche maniera a riparare l'orologio. Questi sono piccoli accorgimenti che cerchiamo di fare. Allora, vediamo se c'era qualcun altro. Scusa Francesco, non l'avevo capito per quanto riguarda il sito. No, allora, Dario non ha un sito online e purtroppo non opera neanche su eBay. Però, se cerchi su internet, ripeto, troverai il suo numero... Troverai il suo numero di telefono, i suoi riferimenti, chiami, se già sei, deve essere preciso e specifico perché chiaramente lui lavora principalmente con gli orologiai, però ogni tanto favorisce anche qualche appassionato e qualche neofita che ha bisogno di qualcosa. Quindi se sai esattamente il calibro, il movimento, il pezzo di ricambio che ti serve, sii specifico, chiedi cosa ti serve. Se lui ce l'ha, sono sicuro che sarà disponibile nel fornirti il pezzo di ricambio. È molto veloce per quanto riguarda l'espedizione, se ce l'ha, perché va a usare un corriere molto veloce, mi raccomandato uno, credo, se non sbaglio, quindi non dovrebbero esserci problemi. Davamig, buonasera, buonasera, è tardi, io sto per chiudere l'audio. Allora, il Cabo Citizen 7804A, allora ascolta, vediamo un attimino perché sembra brutto che non ti rispondi. Vediamo Citizen, diciamo così, perché io sennò Citizen 78, qual era? Allora, 7804A, perché io magari appena lo vedo, 04A. Cosmotron. Perfetto. E quello col movimento elettromeccanico? Con il bilanciere elettromeccanico? Bilanciere elettromeccanico. Sì, ho capito. Io magari non ho riparato questo tipo di orologio elettromeccanico. Allora, la concezione, io non ho riparato questo, ma magari ne ho riparato un altro molto simile. Questi tipi di orologi sono orologi degli anni 70. E, infatti, NOS 975 sono movimenti degli anni 70, sono le prime concezioni per quanto riguarda gli orologi con movimento simil quarzo, cioè cominciavano a dare un attimino le impostazioni del circuito, però con la parte meccanica elettromeccanica, c'è un magnete nel bilanciere. Dice, è possibile un magnete nel bilanciere? Sì, è così. Infatti non erano così tanto affidabili. La concezione era la stessa, praticamente una bobina che passava tra questi due magneti, cambio di polarità e faceva funzionare il bilanciere con questa funzione. Probabilmente la spirale era una spirale che non viene influenzata dai campi magnetici, però, ripeto, non sono orologi eccelsi da un punto di vista tecnologico. Una cosa particolare, una cosa innovativa per allora, però. Allora, Alberto, consumismo nell'ennesima potenza, sicuramente sì, va bene per quanto riguarda Francesco De Carlo, spero di averti aiutato. Ti ho mandato un messaggio su WhatsApp per che cosa? Per il tipo del coso? Ma non eri tu per quanto riguarda il movimento. Vediamo. Ah, l'hai smontato tutto. Sì, vabbè, poi l'ho visto, l'ho trovato su internet, perfetto. L'hai visionato e ti è andato bene? A me questo calibro non mi piace, Claudio, devo dirti la verità, non è un calibro che mi fa impazzire. Cambiamo questa telecamera perché sembra brutto vedere l'orologio tutto smantellato. Dici, ma questo fa l'orologiaio o fa altro? E poi terminiamo la live. Spero che non ci siano stati problemi perché ho visto che adesso un attimino è saltato il tutto. I elettromeccanici. Sì, infatti non sono orologi che apprezzo tanto. Io ne ho riparati qualcuno, però già questi qua, basta che c'è un piccolo problema, guarda, i ricambi sono un traffico, devi andare a smontare un orologio, devi cannibalizzare, in questi casi ti va soltanto a cannibalizzare altri tipi di orologi. Va bene, grazie, grazie a tutti. Mettete mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti, abbonatevi se non siete iscritti, come ha fatto stasera Luca. Con 1 euro al mese vi abbonate, a me mi fa piacere vedere il vostro abbonamento. Per quanto riguarda l'abbonamento, basta essere seduti al computer 1 euro al mese e non avete grandi
Bene, spero da settembre di poter portare contenuti diversi soltanto per gli abbonati. Già qualcosa l'ho fatto, però adesso è un periodo che sono veramente molto a rilento. Vi ringrazio per aver partecipato anche questa sera con questa live e ci sentiamo, se tutto va bene, giovedì prossimo. Basta, questa sera abbiamo finito. Ciao, grazie a tutti, alla prossima, un saluto da Alessandro Restivo. Non ci sono più domande, non c'è più niente. Ciao, stacco, scusate ma... sono stacco. Alla prossima. Grazie, grazie Alberto, buona serata anche a te.